Siamo con Andrea Zacchi, coach dell'Agriper Tokyo Zinuovi, al termine di Agriper Tokyo Zinuovi Acqua San Bernardo Cantù, terminata con il punteggio di 88 a 86 per l'Agriper Tokyo Zinuovi. Coach, la tua analisi in merito alla partita. La mia analisi è che ce la siamo meritata. Ce la siamo meritata per come abbiamo giocato oggi, ce la siamo meritata. E chi è venuto questa settimana ha visto per come abbiamo dovuto prepararla senza poter mai allenarci e mai fare un 5 contro 5, e ce la siamo meritata perché ne abbiamo perse 6 così. E quindi sono contentissimo per i ragazzi, per la società, per i tifosi. Credo che abbiamo giocato una partita a tratti anche di grande contenuto tecnico e di grande fatica. Poi è chiaro che loro hanno una profondità e un talento incredibile, a noi alla fine ci hanno messo il corpo addosso sul più 11 e chiaramente con quel talento lì hanno trovato dei canestri importanti e ci hanno fatto giocare da fermi anziché in movimento come avevamo preparato. Bravi ragazzi, continuare a crederci e bravi tutti quanti sugli sparti a continuare a spingerci, perché Cantù è una squadra di un altissimo livello, quindi sono veramente contento perché, ripeto, non solo giocavamo contro una squadra tra le più forti e tra le candidate, se guardiamo il roster forse la candidata, ma ripeto, va ancora più a merito dei ragazzi. Questa settimana Donzelli non si è mai allenato Grant Basile, non abbiamo mai potuto fare un 5 contro 5, l'abbiamo preparata solamente a video e camminando sabato e domenica. E una squadra così, giocarla in questo modo qui, senza potersi preparare per giocare contro una squadra nettamente superiore come organico e esperienza, ha dimostrato una grande mentalità e una grande voglia. Quindi godiamocela. Dietro vai. Un paio di considerazioni, ovviamente oltre ai complimenti. Siete riusciti a vincere una volta a rimbalzo e penso contro una delle squadre con il maggior tonnellaggio in assoluto, non solo sotto canestro, cioè basti prendere un Nikolic, un giocatore fisicamente con 3 che c'entra poco con la categoria, e poi avete avuto il merito ancora una volta, come nelle ultime partite, di dare una sgasata quando sembrava che eravate un pochettino mai in sofferenza all'inizio del quarto periodo, con loro che sembrava avessero trovato un pochettino il flusso. Quindi da questo punto di vista siete stati ancora una volta bravissimi, e direi anche la forza delle idee, cioè voi, Zinuovi, è una squadra che è ormai ha una sua identità e coinvolge tutti i giocatori, e invece ho visto dall'altra parte una squadra che ha tantissimo talento, appunto, che si accontenta di quello, e poi ci può stare una partita dove metti 2 triple più nel momento buono, però tirare 43 volte dall'arco, penso che sarà una vecchia maniera, ma penso sia troppo, a prescindere. No, io credo che sì, abbiamo un'identità basata sulla conoscenza ormai di quello che possiamo fare e di quello che non possiamo fare, sul fatto di star bene assieme tutti, squadra, società, tifosi, ambiente, sul fatto di avere un sogno, che sappiamo è un sogno, ma vogliamo perseguirlo fino alla fine. E nel vedere un palazzetto pieno in una cittadina come Orzinuovi ogni domenica, vuol dire che questa squadra si sta legando, la gente si sta legando a questi ragazzi che vanno anche al di là dei loro limiti, perché oggi, presi come tonnellaggio, esperienza, Moraschini ha vinto Scudetti, Nazionale, Baldirossi, Burns, sono giocatori veramente importanti che infatti in certi momenti lo stesso Icky non c'entra niente con questa categoria, no? Era difficile andarli a prendere, però sono stati bravi, abbiamo fatto degli errori importanti, ma la bravura, forse a tutte quelle partite perse lì, la bravura è stata continuare a giocare e non rimanere sugli errori, continuare a giocare. Quindi siamo veramente contenti, la dedichiamo anche al nostro amico e compagno Nick Skriniar, a cui è nata la bambina, e questa è per la sua bambina. Siamo un gruppo, siamo una famiglia e gliela vogliamo dedicare. Complimenti. Grazie a voi. Coach.